Salve a tutti e benvenuti nella cucina di Giusy Food Blogger. Oggi realizzeremo questo stupendo ciambellone denominato ciambellone pinguì. Andiamo in cucina a prepararlo insieme. In una ciotola versiamo 3 uova, 150 g di zucchero e iniziamo ad impastare. Poi aggiungiamo 150 ml di latte a filo e lasciamo che il nostro composto diventi abbastanza spumoso. Poi aggiungiamo 250 g di farina, 70 g di cacao amaro e lasciamo impastare. Poi aggiungiamo una bustina di lievito per dolci. Quando il nostro impasto sarà pronto, sarà senza agrumi. Lo versiamo in uno stampo da 24, va bene pure 26 oppure 28 e lo lasciamo cuocere per mezz'ora a forno 180 gradi. Una volta che la nostra ciambella è cotta, la tagliamo in due parti e la parte inferiore la riponiamo di nuovo nel nostro stampo e aggiungiamo 200 ml di panna montata. Una volta aggiunta la panna, lo lasciamo riposare in freezer per almeno 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, prendiamo la nostra ciambella e versiamo sopra più o meno 100 g di gocce di cioccolato. Poi aggiungiamo 200 ml di panna diminuita con 30 g di cacao e riponiamo il nostro ciambellone in frigo. Poi sciogliamo 500 g di cioccolato fondente a bagnomaria e poi lo versiamo sul nostro ciambellone che poi andiamo a passare sul nostro piatto di portata e poi aggiungiamo più o meno 150 g di cocco grattugiato. Riponiamo la nostra ciambella in frigo per almeno mezz'ora, 20 minuti. E poi al momento giusto la tiriamo fuori per gustarla. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, lasciate un mi piace.